Salve a tutti gli amici di Mobile Blogger, ecco a voi l'hands-on dell'iPhone SE. Sì, ed ecco a voi l'iPhone SE, questa è la colorazione rose gold. Come potete vedere, l'unica differenza a livello estetico è solo la dicitura SE sulla parte posteriore della scocca. Per il resto è completamente uguale all'iPhone 5S, dimensioni e peso. Lo sblocchiamo e iOS lo conosciamo molto bene. Questa è la parte telefonica, è completamente uguale. Questa è la messaggistica, che non cambia niente. Come non è presente il 3D Touch. Ed ecco voi, questa è la fotocamera, la grande novità di questo iPhone SE da 12 megapixel. Come potete vedere, lo scatto è istantaneo, velocissimo, e la stessa cosa anche per l'autofocus. Queste sono tutte le modalità della fotocamera, sono le stesse che troviamo su iPhone SE. Ecco a voi il browser. Adesso andiamo sul nostro blog. Il sistema è fluidissimo, i lag sono completamente assenti e, come potete vedere, anche se siamo in un Apple Store con una linea wifi che non è al massimo della velocità, il caricamento risulta molto veloce e allo stesso tempo anche fluido, anche se il nostro blog non è particolarmente pesante. Proviamo ad aprire una notizia e potete vedere che è fluido, ha caricato già tutto. Vi voglio far vedere qualche scatto che ho fatto prima. Ecco voi, questa è la foto che avevo scattato con voi. Se la fotocamera mettesse a fuoco, ecco voi, avete visto la qualità della foto. Ma la cosa più importante, vediamo un po' come vanno i giochi. Il caricamento è velocissimo. Ecco voi, già si è aperto. Selezioniamo il tracciato, l'auto, tutto quello che ci serve per una gara molto veloce. Ecco qui, si è già caricato il gioco. Vedete? La grafica è completamente al massimo e non è presente alcun tipo di lag. Ecco qui che si parte. Vedete tutte le particelle, tutti i particolari come il fumo, se ci sono le gocce d'acqua sul display, il fuoco a terra. Guardate, è sempre fluido e non perde nessun frame. Adesso vi voglio far vedere un video davvero veloce per farvi rendere conto che comunque il display è sempre uguale. Avete potuto notare anche un po' come si sentono le casse. Ed ecco voi, questo era l'iPhone SE, la nostra anteprima. Potete trovare le prime impressioni sul nostro blog e in UK è già disponibile. Presto sarà disponibile in Italia anche al prezzo di 509 € o 609 €, dipende dal taglio di memoria. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì lasciate un like o un commento o iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Ciao a tutti!